Ben ritrovati in Psiche Dintorni insieme a me, Cristiana Mastacchi, e a Elena Lorenzini, la psicoterapeuta. Ciao Elena. Ciao Cristiana. Iniziamo parlando di attività fisica. Chi più chi meno durante la vita si cimenta con attività fisica che può essere la camminata, che può essere la corsa, la palestra o quant'altro. Poi ci sono proprio i pigroni, quelli che non fanno niente, tipo Maurizio Costanzo, ma quella è un'altra storia. Vogliamo parlare invece di quelli che comunque un po' al fisico ci tengono. E allora partiamo con suggerirvi una scheda per fare attività fisica in questo periodo in cui non si può uscire di casa e sicuramente non si può andare in palestra. Allora, la scheda di questo personal trainer specialissimo, poi vi diremo chi è svegliarsi alle 5, corsa sul posto per 45 minuti, 100 flessioni sulle punte delle dita, 200 esercizi per gli addominali, 50 piegamenti sulle ginocchia, 50 esercizi calistenici che sarebbero comunque massacranti, non so cosa siano, ma c'è scritto che sono massacranti, altri 50 esercizi star jump, tutto questo ogni giorno dal lunedì al venerdì. Per 3 giorni poi vi potete riposare e vedrete gli effetti. Lui, questo personal trainer, l'ha provato personalmente. Devo dire, Elena, che è un po' massacrante, da galera. Eh sì, da galera perché gli esercizi che ci ha letto ora Cristiana sono gli esercizi che faceva Mandela in prigione, in isolamento. Mandela era sempre stata una persona molto attiva, faceva anche pugilato. Tra l'altro lui diceva che la sera prima di avere degli incontri politici faceva pugilato in modo che arrivava agli incontri diciamo non stressato, non arrabbiato e si dedicava solo ai temi politici. Quindi, diciamo, era uno sportivo già prima, ovviamente, quindi proprio di filosofia di vita. Arrivato in carcere, in carcere ovviamente durissimo, era anche in isolamento, lui iniziò a pensare che l'unico modo per salvarsi a livello sia fisico ma soprattutto intellettuale era prendersi cura di sé. E quindi nella sua, viene a dire gabbia, ma non è la gabbia, anche se le misure erano un po' più o meno quelle, perché veramente ridottissime, iniziò a pensare come fare gli esercizi. Quindi quelli che abbiamo letto effettivamente sono degli esercizi che lui faceva e faceva anche quando era in isolamento. E arrivarono anche a cercare di fermarlo, di fargli fare questi esercizi, ma lui comunque continuò, no? È quello che l'ha un po', l'ha salvato anche, no? Quindi il prendersi cura di sé facendo una cosa che per lui era una passione. Ecco, io posso testimoniare che perlomeno su di me fare un po' di sport, non è che sia una grandissima atleta, però fare un po' di sport scarica l'adrenalina e uno poi si sente più rilassato. Ho fatto anche fitbox nella mia vita e quando uscivo da lì ti dico, Elena, che ero veramente felice e contenta, avevo cazzottato il pugile, ma mi aveva fatto tanto bene. Questo per dire che però bisogna, e così aveva fatto Mandela, sapere affrontare anche i momenti difficili, bui della nostra vita, comunque avendo cura di noi stessi, che poi ne risente la psiche. E che poi questo, ora abbiamo parlato dello sport, no? Di come un esempio, e poi potete leggere anche nella biografia di Mandela, ma fa parte della resilienza, no? La resilienza è una caratteristica dei metalli, per cui dato un colpo ad un ferro, il ferro, diciamo, non perde la propria forma, ma resiste. E in psicologia la resilienza è la forza della persona di rialzarsi di fronte a degli ostacoli. Situazione che viviamo ora è un ostacolo immenso e enorme che viviamo tutti noi, no? E quindi il pensare che ciascuno di noi ha una quota importante di resilienza e quindi la capacità dopo una prima fase di smarrimento è come quando c'è una scossa di terremoto. Inizialmente siamo tutti sconvolti, non sappiamo che cosa fare, poi iniziamo a riorganizzarci, iniziamo da qualche parte, no? Mandela non è che iniziò immediatamente a fare esercizio fisico, iniziò dopo un po' di tempo, ma iniziò a pensare che era perso se non faceva qualcosa per sé.
credo che questo ci possa servire da spunto di riflessione e iniziare a pensare che anche delle piccole cose fatte oggi magari possono sembrare insignificanti, no? Come flessioni o fare la corsa sul posto perché non ho tanto spazio, possono servirsi un domani per essere più forte a livello anche intellettuale e essere più sani. Beh, perché pensiamo a tutte le persone che non hanno un giardino e che quindi in questo mese poco più che abbiamo trascorso in casa sono passati dalla camera alla cucina al salotto e ritorno, insomma, perché poi non tutti hanno 200-300 metri di casa e quindi i movimenti sono quelli che sono, e un giorno quando ci diranno adesso potete riuscire rischiamo di essere anchilosati, è come se dopo una lunga malattia. Eh sì, che poi, ad esempio, una cosa, mi leggo a quello che sta dicendo te, no? Una cosa importante non è avere tanto, uno dice vabbè non ho tanto spazio in casa, non ho un giardino, non faccio niente, non è questo. Il tema è, che poi è legato a Mandela, no? È l'automotivazione, cioè quanto siamo motivati a volerci bene anche dal punto di vista sportivo, quindi quanto siamo autodeterminati a fare qualcosa. Lui aveva una piccola stanzina sul palio di 1,50 m x 2, quindi che era niente, però riusciva in qualche modo a tenersi attivo, quindi non è tanto lo spazio, non è niente rispetto, non è un qualcosa di esterno, ma è legato alla motivazione interna. Oh, per concludere, però, ci sono dei giorni in cui ti prende un po', come dire, la malinconia, la depressione. Ecco, in quel caso si fa ancora più sport? Allora, io sono sempre dell'idea di andare nella direzione opposta e contraria dove siamo in quel momento. Se siamo tristi e ci appoggiamo sulla tristezza, non andiamo altro che amplificare quel sentimento, quindi provare a fare qualcosa che devi la nostra mente, no? Che poi, se non vogliamo fare sport, leggeremo un libro o guarderemo un film, ascolteremo una musica, comunque non andare dietro a quel filo di tristezza che ci sta prendendo. E con questo consiglio abbiamo terminato, alla prossima, ciao a tutti.